Dottor Cartisano, buonasera, avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Cercherò di parlare un po' con tono forte per via di queste mascherine e le chiedo ecco, un po' di fare altrettanto perché abbiamo tra barriere in plexiglass i giudici popolari e noi qualche limitazione. Ecco, le chiedo di riferire alla Corte di Assise quale funzione lei svolgeva nel 1980, quale professione e con che funzioni. Dunque, la professione... Se può parlare dentro il microfono, sì. Le chiedo con un tono più forte possibile. Ero il segretario capo della polizia presso il centro servizi. Non sentiamo. Prego. Deve parlare con un tono più vicino, si avvicini con la sedia al microfono. Se è possibile, resti proprio attaccato al microfono. Va bene. Allora, ripeto, ero segretario capo di polizia. Le mie funzioni in seno al centro erano quelle di investigatore. Sì. Mi veniva dato un incarico e io lo seguivo, cercavo di eseguirlo. Nel migliore dei modi. Si avvicina al microfono, si avvicina ancora di più al microfono, se no non la sento. Allora, lei era, abbiamo detto, segretario? Capo. Sì? Di polizia. Segretario di capo di polizia. Di polizia. No, facevo servizio in seno al centro SISDE di Padova. Di Padova. Il mio compito era quello di investigatore. Ovvero mi veniva dato un incarico da capo centro e io cercavo di portarlo a termine nel migliore dei modi. Sì. Tutto qui. Prego. Posso chiedere alla pubblica accusa di potermi spostare perché ho qualche difficoltà a... Sì. Grazie. Qualcuno di voi può cedere il posto all'avvocato? No. Ecco, ho capito bene, era segretario capo. Esatto. Ecco, quali erano le funzioni del segretario capo all'interno del SISDE? Investigare i compiti che mi venivano dati dal capo centro. Ecco, il capo centro all'epoca chi era? Era il generale dei Carabinieri Spella. Ecco, e il però capo... sono passati tanti anni. Sì, lo sappiamo, certo. E invece il capo del SISDE in generale in Italia nel 1980 chi era, lo ricorda? Non me lo ricordo. Può essere il generale Grassini? Può darsi, sì. Però non lo ricordo. Ecco, prima di entrare al SISDE, innanzitutto quando lei è entrato al SISDE di Padova? Diciamo... 2 anni prima dell'80, prima svolgevo attività presso la questura di Padova. Dovrebbe parlare al microfono, se guarda l'avvocato. Dunque, prima. Si è rivolto al microfono. Certo. Svolgevo attività presso la questura di Padova. Con compiti prima amministrativi. E dopo alla squadra mobile. Ecco, in che periodo ha svolto queste funzioni in questura a Padova? Nel 79-78. No, in epoca, abbiamo detto che nel 78 lei entra nel SISDE. Ah sì, ecco, sì 2 anni prima del 78 sì, ad andare indietro... 76-77. Quindi 76-77 è in questura a Padova. Sì, esatto. Ecco, all'interno del SISDE lei si occupava di terrorismo di destra o di sinistra o tutti e due? Sì, tutti e due. Quindi si occupava... Al microfono, per favore, dottore, al microfono. Tutti e due. Non guardi l'avvocato, sì, guardi la porta. Sì. Tutte avvicinando il volto al microfono quando il capo centro mi dava
degli incarichi sia da una parte che dall'altra, cercavo di portarli a termine. Ecco, come operativo, quindi lei sta dicendo che era anche, aveva compiti operativi, sì. Come riusciva a svolgere i suoi compiti? Mi spiego meglio, disponeva di fonti informative in questi mondi? Beh, qualche fonte ce l'avevo senz'altro. Ecco, le fonti lei le in qualche modo ricavò nel periodo 78-80, cioè quando entrò al SISDE, o le aveva anche nel periodo della questura, per intenderci? No, avevo qualcuno prima e qualcuno dopo. Ecco, lei ricorda nel periodo precedente all'80 l'esistenza del gruppo, cosiddetto gruppo Freda a Padova, di Franco Freda e Giovanni Ventura? Sì. Per sentito dire, ecco. non mi sono interessato. Di quella storia non si è interessato. Ecco, le fonti che aveva nel periodo precedente al SISDE, quindi siamo, ripeto, 76-77, sì, in questura, sì, erano intranee interne a quali movimenti della destra padovana? Ma a gruppi studenteschi più che altro. E anche a organizzazioni o a partiti politici o a movimenti? No, assolutamente no. Ecco, quali informazioni, ricavava informazioni su quali oggetti, diciamo, quali erano gli ambiti in cui lei come operativo faceva attività informativa? Ma più che altro sull'organizzazione di manifestazioni. Sì. Questo. E altra domanda che le chiedo, lei il 2 agosto 1980, dov'era quando apprese della strage alla stazione? Ero in ferie, stavo tornando proprio il 2 agosto e sull'autostrada ho avuto notizia della strage. Ecco, dove si trovava in ferie? Ero in Calabria, dai parenti. Ricorda da quanto tempo? Circa? Sembra una quindicina di giorni o fa. 15-20 giorni, adesso di preciso non ricordo. Ecco, le chiedo un'altra cosa. Per quanto riguarda, prima le ho chiesto quali erano le sue fonti nel periodo della questura di Padova. Parliamo adesso del 78. 80, le fonti che aveva a disposizione in quel periodo nella destra estrema padovana, chi erano? Ma ripeto, erano studenti, più che altro studenti, avevo a che fare con dei studenti. Lei ricorda dei nomi di queste persone? No, guardi, sono passati troppi anni, non riesco a ricordare. Ecco, dopo la strage del 2 agosto 1980, il SISDE di Padova si attivò in qualche maniera, se lei ha ricordo, rispetto, come dire, a una raccolta informativa? Beh, questo guardi, se è stato fatto dai capi, non lo so. Io non mi lamento di niente. Perché non tutto ci veniva riferito a noi. Dice. Ecco, il vertice del SISDE di Padova, Spella, le riferì qualcosa sull'attività informativa svolta dal SISDE sulla strage? Assolutamente no, assolutamente no. Quindi accentrava o vi coinvolgeva nelle attività informative Spella? Beh, per quanto mi riguarda non mi ha mai coinvolto nelle sue indagini. Ecco, quanto tempo è rimasto, dottor Cartisano, al SISDE di Padova? Circa 10 anni. Quindi possiamo dire 78 fino all'88? Sì, sono andato in pensione fine 88. Ecco, in tutto questo lasso temporale, il capocentro a Padova è sempre stato Spella o è arrivato qualcun altro? No, fin quando sono stato là io è sempre stato lui.
Ecco, lei si potrebbe definire braccio destro di Quintino Spella nell'80? Ma braccio destro, nel senso, io avevo fatto questa dichiarazione quando mi sono stato sentito l'ultima volta. Braccio destro, volevo intendere, lui voleva sapere da me qualcosa sugli altri colleghi. Sugli altri colleghi lì? Del centro, come si comportava una cosa. E questo volevo intendere braccio destro. Cioè voleva in qualche modo che lei gli fornisse delle valutazioni sui colleghi, sì. Ma perché non si fidava dei colleghi? Questo non glielo so dire. No, intendo, non le motivò con delle circostanze? No, assolutamente no. Ecco, aveva quindi fiducia in lei in qualche modo? Beh, penso di sì. Ecco, questa fiducia è stata costruita nell'arco di questi 2 anni, può farci capire, ecco, questo rapporto? Sì, nell'arco dei 10 anni, diciamo così, ha sempre avuto fiducia in me. Lui mi passava le pratiche e io svolgevo le indagini, ma tutto qua, si fermavano, non mi diceva altro. Ecco, le posso chiedere la valutazione delle fonti che lei aveva tra il 78 e l'80, chi la svolgeva all'interno del SISD di Padova e quali erano le modalità per riconoscere una qualità di fonte più credibile o meno credibile anche rispetto a un tema economico, cioè di pagamento delle fonti? Ma sempre il capocentro. Noi riferivamo al capocentro, se avevamo qualche cosa, riferivamo sempre a lui e poi la gestiva lui. Quindi la classificazione, diciamo, sì, veniva operata dal capocentro? Sempre. Ecco, quando mandavate innanzitutto l'attività periferia centro, cioè Padova, centro CS di Roma, veniva svolta da chi? Mi spiego meglio, se dovevate mandare una comunicazione o telefonica o via telefax, chi è che materialmente si occupava di prendere i contatti o di mandare un telefax? Che mi risulti sempre il capocentro. Quindi Spella agiva in totale... Poi lui c'era la segreteria, si rivolgeva al segretario, ma... Ecco, lei ricorda fra i suoi colleghi un carabiniere di nome Giacomo Scibilia? Sì. Ecco, ricorda di averlo conosciuto anche prima del 78, quando era in questura, oppure solo al SISD? No, l'ho conosciuto al SISD. Solo prima. Al SISD. Ricorda se Giacomo Scibilia avesse delle fonti nel mondo dell'estrema destra all'epoca di questi fatti? Guardi, non so dirle perché non, ognuno di noi se aveva qualcosa non la diceva un altro. Quindi possiamo dire che ognuno di voi, se ho capito bene, se la logica è quella, esatto, riferiva a Spella, esatto, ma non parlava ai colleghi? No, assolutamente. Lei ricorda all'epoca, anzi guardi, le chiedo anche questo, le esibisco un documento del SISD di Padova indirizzato proprio a lei il 6 agosto 1980 a Cartisano Domenico. Adesso glielo esibisco e poi intanto glielo leggo anche per la corte. È Spella che scrive e manda al capocentro a Roma. Sì. Ho concesso al sottufficiale in oggetto, cioè a Cartisano Domenico, giorni 30 di licenza ordinaria e giorni 4 più 2 di licenza speciale ai sensi della legge 937 del 77 relative all'anno in corso, fruite entrambe a Palizzi Marina, Reggio Calabria, sì, dal 1 luglio al 5 di agosto. Glielo voglio un momentino esibire. Presidente, questo documento. Presidente. Avvocato Fiormondi, questo documento è a firma del dottor Cartisano? No, è a firma del capocentro. È il capocentro Spella ed è agli atti.
Ho capito. E il dottor Cartisano che dovrebbe riferire sull'esistenza di questo documento? È indirizzato a lui. Ho capito, però non è che è sottoscritto da lui. Oggi che cosa dovrebbe dire? Se lo conosce o no? Se mi fa fare, devo ancora fare la domanda. No, siccome non è a firma del dottor Cartisano. Non è stato detto che è a firma, è stato detto... Ma questo l'ho capito, è una domanda che sto facendo, retorica. Siccome non è a firma sua, si esibisce un documento di una terza persona del generale Sperla, che era il... Sì, la domanda, così magari l'opposizione viene fatta sulla domanda. No, ma più che la domanda mi interessa sapere un attimino come procedere per quanto riguarda la documentazione. La sottoposizione al PES di un documento che non è sua firma. Avvocato, non c'è nessuna preclusione a mostrare un documento per vedere se è conosciuto o non è conosciuto. La firma di altre persone. Va bene. Sì, è un documento indirizzato all'epoca al PES e la domanda è... È indirizzato al testimone? No, non è indirizzato al testimone. Come no? Presidente, anche perché c'è una segnalazione al PES, io non l'ho capito, al SISD, al centro SISD, no? Non mi fa vedere no. Allora, il collega innanzitutto ha sott'occhio questo documento? Perché è agli atti, lei ce l'ha, collega? No, ma non sono così preciso come lei, quindi non ce l'ho in questo momento il documento, quindi ecco, allora, se ce lo esibisce... Allora siccome io sono preciso ma anche gentile d'animo, glielo porto così lo vede e poi fa l'eccezione sul documento. Lei è sempre bravo e disponibile, grazie, la ringrazio. Infatti, Presidente, il documento è indirizzato al centro SISD di Roma. Si parla del dottor Cartisano, ma non è che è indirizzato al dottor Cartisano. È a firma del capo centro del SISD di Pato al centro SISD di Roma, giusto per dire. Quindi adesso sentiamo la domanda se riconosce questo documento il dottor Cartisano. Allora, questo per me domanda. Ho capito. Va bene, questo è il problema. Cerco di semplificare al massimo, andiamo subito al cuore della questione. Quando prendevate le ferie, lei come i suoi colleghi, preannunciavate come funzionava a livello amministrativo questa situazione? Niente, erano programmate? Era come funzionava? No, non erano programmate, si chiedeva sempre al capo centro se si potevano ottenere le ferie in quel periodo e lui decideva. Lui decideva. Ecco, e quando vi comunicava in senso affermativo o negativo, lo comunicava anche, immagino, a voi funzionari? Sì, o no? Sì, certo. Ecco, quindi nella vostra documentazione come funzionari del SISD avevate poi, rispetto anche a fini pensionistici, immagino, un periodo di fruizione di ferie, di licenze e periodi dove risultavate in servizio. Certo. È così. Quindi nella sua documentazione, nel suo fascicolo al SISD, questa documentazione veniva inserita? Sì, penso di sì. Ecco. Penso di sì. Deposito questo documento che ha un regime giuridico particolare, per cui ovviamente c'è un... Qual è la rilevanza di questo documento? Attestare che il test dal 1 di luglio al 6 di agosto non era a Padova ma era si trovava in un altro luogo. Va bene. Avvocato, anche questo lo mettiamo fra quelli che lei deve esaminare, va bene? No, Presidente, è già stato concesso gentilmente dall'avvocato Speranzoni. Va bene. Allora, io questo... era soltanto ai fini di chi era indirizzato il documento, quindi soltanto questo, è indirizzato al centro SISD di Roma, tutto qui, e non al dottor Cartisano. C'è scritto un concesso, il sottoscritto sul documento non ha lui indirizzato, era soltanto questo. Va bene, allora viene acquisito... sull'accordo delle altre parti. Ecco. Ecco, lei ricorda di aver commentato con i suoi colleghi l'attentato alla stazione di Bologna? Sì, così superficialmente, però insomma.
era un atto così eclatante che non si poteva evitare di parlarne, insomma. Ecco, lei torna, abbiamo visto il 6 di agosto. Sì. Parlò con qualcuno al SISDE di informazioni precedenti su un attentato al giudice Stiz e su un grave attentato in preparazione? No, assolutamente no. Allora, le leggo nel verbale di dichiarazioni dell'8 maggio 2019. Lei disse: ricordo che in ufficio tra noi colleghi avevamo avuto l'informazione sia dell'attentato al giudice Stiz che di un grave attentato in preparazione. Sì. Se ne parlava tra di noi, ma io non me ne sono mai occupato. Esatto. Direttamente. Esatto. Ecco, quindi in sostanza conferma questa dichiarazione? Sì, si parlava, sì. Ecco, se ne parlava dopo il 6 agosto, immagino. Dopo il 6 agosto, certo. Ecco, furono, che lei ricordi, anche se qui ha già detto che non se n'è mai occupato direttamente, ma ci furono delle fonti che il SISDE, anche che lei abbia saputo da suoi colleghi o anche in epoca successiva, che il SISDE abbia attivato all'epoca per saperne di più su questi fatti? Ne ha ricordo? No, o... assolutamente no. Cioè, assolutamente, non ricordo, cioè lei non l'ha mai saputo questo? No. Le chiedo invece, dottor Cartisano, un'altra informazione. Il nome Maurizio Contin, con riferimento all'estrema destra padovana, lei lo ricorda? Così, sì, Contin per, di nome. Per ricorda noi... che si trattava di un estremista? Di destra. Di destra. Di destra, sì. Il nome di Rinani associato a Contin lo ricorda? No. Allora, le esibisco una nota informativa dove figura il suo nome, Cartisano, relativa, una nota del SISDE di Padova del 24 ottobre 80, relativa all'uccisione di un metronotte, di una guardia, meglio, di una guardia della Civis. Sì. Assassinata il 1 agosto 1980 a Padova. Sì. E le chiedo se questa nota informativa, visto che in basso a sinistra leggo il suo cognome, è stata confezionata da lei. C'è sia la minuta sia la versione finale di questa nota informativa. Beh, può darsi, non ricordo, però può darsi che l'abbia fatta io, se c'è. Sì, 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 esatto. Sì, se sì, vuole sì. Un attimo prenderne visione, se ne ha memoria. È una nota informativa. Lo so, ma sono passati tanti anni, non è che provi un attimo, visto che c'è il suo nome. Abbiamo, lo dico perché è una produzione, è un articolo di stampa in questo sì, caso, sì. Quindi direi che su questo. È un articolo di stampa che viene citato in questa nota informativa, tratta da Paese Sera del 19 settembre 79. Il Torresin si individua come elemento dell'estrema destra che fa parte della stessa realtà, diciamo, di estrema destra di Contin, che ho poc'anzi menzionato e che il test ha ricordato, e di Rinani. E si indirizza, diciamo, la causale di questo omicidio sostanzialmente dicendo che si tratta di un Ciccio Mangianeli a Padova, una persona che poteva un articolo di quando ha detto? È un articolo del 19 settembre 1980, scusate, ho detto 79. 79 sì. 1980. Quindi si tratta di un articolo l'omicidio del primo agosto del giorno prima, esattamente. Del giorno prima della strage. Del primo agosto, sì. Del primo agosto. Il giorno prima dell'articolo. Sono riuscito ad avere, lo dico per ragioni formali, questo articolo da una biblioteca che me lo ha mandato di Toscana, di Prato. È un estratto dal numero del 19 settembre 80 a cui fa riferimento quella nota informativa.
Sì, questo qua. Sì. Sono passati tanti anni, non è che posso ricordarmi tutto quello che ho scritto, insomma. Adesso che l'ha rivista, chiedo un attimo ai colleghi una copia. Ecco, ricorda chi le diede incarico di indagare su questo omicidio? Sempre il capocentro. Il capocentro. Noi facevamo le indagini sempre su input del dottor Spella. Ecco, quando lei scrive quindi, il metronotte conosceva il noto Rinani Roberto, col quale peraltro non era legato da stretti vincoli di amicizia, era bensì molto amico di Contin Maurizio, anch'egli accompagnato alla procura di Bologna per essere sentito in merito alla nota strage, col quale più di una volta era stato visto confabulare proprio in piazza Garibaldi e in altri luoghi a Padova. Ecco, queste informazioni in cui lei veniva visto questo Torresin assieme a queste persone, lei da dove le traeva? Da qualche informatore? Da qualche informatore, senz'altro qualche informatore me l'ha dato, non è che me le sia inventate, insomma. Ecco, quindi c'era qualche informatore di cui lei si avvaleva a Padova per ricostruire questo aspetto. Esatto. Ecco, poi risulta anche, vado in cerca del passaggio, il Torresin Giuseppe era effettivamente un simpatizzante di destra e come tale era solito frequentare alcuni giovani dell'estremismo, in particolare coloro i quali usano radunarsi in questa piazza Garibaldi. Ecco, tutta questa parte, cioè queste informazioni sul Torresin, lei le ha sempre acquisite da fonti di quel mondo? Sempre. Nel mondo studentesco, come dicevo prima, il mondo studentesco me le passava queste informazioni. Quando scrive, non è da escludere che Torresin la sera del 30 luglio 80 possa essere stato testimone del colloquio avvenuto fra Rinani e Contin. Presidente, chiedo scusa, ma questo viene fatto sempre, l'avvocato Fiormonti per la registrazione, viene fatto sempre sotto forma di contestazione al teste? Sì, sì. Per queste domande, c'è la lettura di questo documento, di questa relazione. Sì, non è una contestazione, no. Io sto chiedendo se ricorda la fonte. Non c'è la domanda presupposta. Collega, la fonte, sto rivolgendo al Presidente che dirige l'udienza. No, sta interrompendo l'esame del teste. Presidente. Faccia opposizione. Cioè. E infatti, sto rappresentando alla Corte. Ancora prima di fare la domanda, l'avvocato di parte civile legge una parte di una relazione sottoscritta dal testo. Allora, bene, perfetto. Non c'è ancora la domanda presupposta, no, sotto no. Quale forma di contestazione ci sta facendo al testo con la parte che legge della relazione dello io stesso dottor. Io credo che all'inizio ci sia stata la domanda, ha scritto lei questo documento? Credo che il testo abbia detto non lo so, non mi ricordo, qualcosa del genere. E dopo ha riconosciuto la firma, penso che abbia detto questo. Poi ha detto sì. Perfetto. Non so se lo riconosce, sì, detto, sì, lo conferma che sia lui. A questo punto ci sono domande che riguardano il contenuto del documento. Perfetto. Bene. E siccome allora, si stanno leggendo domande parte sul di contenuto del documento, credo che richiamare il passo presupposto per la domanda possa essere ammesso. Quindi, allora, lei legga il passo e poi ci dica cosa vuole sapere. In sostanza, se dalla lettura di questo documento che non ripercorro, il test ricorda quali erano le fonti di queste informazioni e come le aveva in qualche modo agganciate, ecco. Beh, ripeto, sempre nel mondo studentesco io avevo dei contatti. Ecco, ma di un mondo studentesco, come dire, che si occupava di politica, immagino. Sì, sì, certo. Ecco, e questo mondo studentesco, diciamo, come lei lo avvicina o lo individua come il mondo giusto per avere queste informazioni? Cioè, le ha già, perché cioè, ci spieghi lei, ecco, come arriva a queste fonti? Come arrivo?
cercando come si fa in tutti i casi, si cercano le fonti per portare avanti un servizio investigativo, sappiamo che c'è bisogno delle fonti. Ecco, questo è un lavoro un po' lungo, però si riesce a, non con tutti, ma con qualcuno si riesce ad avere, da qualcuno si riesce ad avere qualche informazione. Ecco, alla luce di questo lavoro informativo, quindi lei con questa nota informativa, l'omicidio Toresin, diciamo agli occhi del capocentro Spella, come lo colloca questo omicidio, dove... Guardi, non lo so, perché noi col colonnello Spella avevamo dei rapporti da superiore a inferiore. Lui non è che ci spiegasse tutto quello che... Io facevo una nota e dopo la passavo a lui. Sì. E poi non ne sapevo più niente, capisce? Ecco questo. Però, ecco, questo omicidio avviene in un contesto dove nella nota informativa vengono citati altri soggetti che abbiamo prima nominato, che sono soggetti appartenenti alla sezione Arcella. Lei ricorda la sezione Arcella a Padova, che cos'era all'epoca, chi la frequentava? Ne ha sentito parlare della sezione Arcella, il quartiere Arcella di Padova? Sì, il quartiere Arcella so dov'è. Però non, per quanto concerne che lì ci fosse qualche cellula, qualcosa, no. Non l'ho mai saputo. Ecco, questi luoghi di Padova menzionati nella nota informativa, queste piazze, no? Sono luoghi, diciamo, che lei frequentava all'epoca per agganciare questi informatori? Piazza Garibaldi, sì, più che altro Piazza Garibaldi, che si trova al centro di Padova, insomma. Ecco, e lì chi c'era che lei poteva agganciare? E c'era qualche studente, c'è l'università e cosa lì vicino, quindi cercavo di avere delle notizie da qualche universitario. Ecco, le chiedo anche, la classificazione di queste informative aveva un grado, diciamo, più o meno elevato di rilevanza, cioè in sostanza se io prendo in mano questo documento capisco se c'è una maggiore o minore rilevanza informativa da qualcuno di questi dati che per me sono non intellegibili, chiaramente numeri di protocollo. Ci sarà stato, però io non era compito mio quello di classificare. Non era compito mio quello di classificarle. Compilavo e poi consegnavo al dottor Spella, al capocentro. Poi lui cosa ne facesse non lo so. Ecco, le chiedo questo, però adesso guardando l'intestazione, dottor Cartisano, al di là di chi dava le classificazioni, in alto a sinistra, quando noi leggiamo quei numeri, cioè ci aiuti proprio a capire, no? Numero 1944/9-1, numero di protocollo, riferimento FF numero 4, ecco, cioè sono numeri e cifre che indicano che cosa? Se magari è più banale di come la sto facendo io. Ecco. Non lo so, perché questa qua c'era una segreteria, c'era il segretario, lo facevano tutto loro, io di queste qua non so assolutamente nulla. Ecco, le chiedo un'ultima cosa, dottor Cartisano, in questo appunto c'è prima una minuta con tante correzioni scritte a penna, sì, e poi una versione, diciamo, finale. Sì. Allora, innanzitutto, questa scrittura che io vedo nella minuta è sua? No, è del dottor Spella. È del dottor Spella, quindi queste correzioni alla prima versione del documento, lei le riconosce come della grafia del dottor Spella? Certo, perché poi lui li correggeva, se c'era qualcosa, e poi li mandava via. Ok. Li passava in segreto, una volta corretti li passava in segreteria, e la segreteria li compilava e li mandava via. Ecco, un'altra cosa, lei adesso che ha deposto su questo tema, ricorda di aver
o lei o il centro SISD di Padova informato l'arma dei carabinieri su questa informativa e su questo omicidio? Non lo so, non lo so. Ripeto. Non lo sa o non lo ricorda? No, no, non lo so, perché non era compito mio quello di informare. Decideva tutto il capo centro, tutto lui. Una volta avuto in mano tutto quello che scrivavamo noi, poi decideva lui quello da farsi. Quindi è una prassi operativa questa? Almeno in quel periodo è una prassi operativa. Ecco, e questa prassi è continuata o ha riguardato solo quel periodo, che lei sappia, visto che c'è stato fino all'88? No, ma è sempre stato così, almeno per come ricordo io, è sempre stato così. Ecco, lei riferiva al servizio però quali erano le sue fonti? Perché altrimenti mi chiedo come faceva Spella a verificarne l'attendibilità. Qualche volta sì e qualche volta no. Quindi il servizio aveva un elenco delle fonti? Non saprei dirle, non l'ho mai saputo, perché anche in quel periodo anch'io avrei voluto saperlo, ma non mi è stato detto. Ecco, ma le sue fonti in questa informativa, adesso che ne ha parlato, ricorda chi fossero? No, assolutamente, guardi, sono passati troppi anni, non riesco a ricordare. Ecco, perché l'inizio di questa informativa incomincia con la menzione di un articolo, questo articolo di Paese Sera, cioè l'inizio è qui, in questo articolo. Vedo. Quindi io capisco che il SISD di Padova si attiva anche sulla base di questa cosa che filtra, sì, a mezzo stampa. Qualche volta sì, però poi venivano sviluppate quelle notizie. Ecco, ma le chiedo, siccome questo articolo è agli atti adesso, parla inizialmente di un omicidio che avviene nell'ambito di una rapina e poi racconta che al funerale di questo Toresin si presentano una serie di persone del mondo dell'estrema destra padovana. Sì. Ecco, perché il SISD si attiva su questo? Guardi, non lo so. Non lo so, non so dirle. Ma le fu detto da Spella di occuparsi di questa vicenda o lo ha fatto lei per conto suo? No, è sempre, ripeto, io facevo le mie informative sempre sui input del dottor Spella. Anche in questo caso? Anche in questo caso. Ma mi perdoni, dottore, cerco di capire anch'io, perché le sue risposte non sono esaustive. Cioè, lei agisce su ordini, su indicazioni, eccetera, ma come fa a investigare se non conosce il contesto, non, gli obiettivi, le direzioni, cosa si vuole provare, cosa non si vuole provare? Cioè, non è che si può indagare in maniera da autonomo. Sì, ma io adesso in questo caso qua c'era l'articolo del giornale e lui mi ha dato l'incarico. Cioè, le ha detto, cerchiamo di capire se è vero questa esatto, cosa. Esatto. Quindi dovevate capire se ci fosse un collegamento esatto, tra l'omicidio di Toresin e la strage di Bologna. Esatto. Allora, io per adesso ho terminato.